Se vi raccontassi di una squadra neopromossa nella Jupiler Pro League capace di mettere a tappeto squadre come il Club Brugge, l'Anderlecht o semplicemente l'Antwerp di Racha Nainggolan, ci credereste? Beh, questo sogno è vero, si chiama Union Saint-Gilloise, una squadra molto blasonata che ritorna nel campionato massimo belga, ovvero la Jupiler Pro League, dopo circa 50 anni di assenza, con un progetto solido in cui alla guida tecnica c'è un allenatore di Charleroi con chiare origini italiane. Parlando ovviamente di Felice Mazzù, classe 66, con un modulo di gioco in grado di mettere a tappeto anche le squadre più blasonate. L'1-3-4-1-2 infatti ha garantito imprevedibilità, ma allo stesso tempo solidità nel progetto tecnico, dal campionato cadetto fino alla Serie A. In questo video infatti approfondiremo filo per filo la storia dell'Union Saint-Gilloise, una squadra importante, storica, tra le più importanti del Belgio, che mira ad avere un'economia sostenibile e un settore giovanile di prim'ordine nei prossimi anni. Quindi, se siete interessati, vi invito a seguire questa storia. Fondata nel 1897, l'Union ha vinto 11 campionati tra il 1904 e il 1935, annichilendo la totale concorrenza. Dopo aver vinto il loro primo titolo, le Unionistes giocarono una partita amichevole contro la nazionale francese, una partita di gala in onore della neonata FIFA. I gialloblu batterono la Francia per 3-1, dando il via alla loro incredibile storia. Nel 1920, poi, la nazionale belga, che vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Anversa, era composta da ben sette calciatori della squadra nata nel quartiere di Saint-Gilles. Tra questi figurava anche Louis Van Esch, attaccante che aveva giocato nel Milan prima di rientrare in patria per combattere la Prima Guerra Mondiale e, successivamente, chiudere la carriera dove l'aveva iniziata, tra le fila dei gialloblu dell'Union. A partire dal 1933, poi, il club divenne praticamente imbattibile, inanellando la bellezza di 60 vittorie consecutive, un record che resta ancora oggi imbattuto in Belgio. Questi incredibili risultati, raccolti in un tempo in cui il calcio in tutta Europa si trovava ancora in una fase pionieristica, ne fanno ancora uno dei club più titolati del paese. Ma la storia gloriosa della squadra di Bruxelles non si concluse con la fine delle vittorie dei campionati nazionali. Infatti, negli anni 50 e 60, l'Union diede bella mostra di sé nelle competizioni internazionali appena create, arrivando a giocarsi partite storiche come contro Roma, Olympique Marsiglia, Dinamo Zagabria e Juventus, in Coppa delle Fiere, ovvero l'antenata dell'odierna Europa League. Nell'edizione 1958-60 i gialloblu ottennero il miglior risultato di sempre, raggiungendo la semifinale del torneo e venendo eliminati dal Birmingham, poi a sua volta sconfitto dal Barcellona vincitore del torneo. Da lì in poi, con l'imporsi dell'Anderlecht, dello Standard Liegi e poco più avanti anche del Club Brugge, le unioniste iniziarono una lenta discesa verso l'oblio del calcio belga, fino a retrocedere in terza divisione negli anni 80. A partire dal 2015 l'Union è tornata nel calcio professionistico, acquistata 3 anni dopo da Tony Bloom, proprietario del Brighton, squadra di Premier League, per tenere un piede sul mercato europeo dopo l'annuncio della Brexit. Il club ha attirato intorno a sé un pubblico molto interessante, in una squadra che è quella di un quartiere, ovvero San di a malapena 50.000 abitanti nella città di Bruxelles. L'Union Saint-Gilloise con Tony Bloom è riuscita ad avere una grande crescita, arrivando a giocare dall'eccellenza fino alla Serie A attraverso un progetto tecnico che ha portato anche diversi giocatori a vestire la maglia del Brighton e viceversa. L'emblema di questo scambio di giocatori fra Brighton e Union Saint-Gilloise è quello del giapponese Mituma, classe 97, vero mattatore della prima squadra belga. Ma un altro esempio potrebbe essere quello di capocannoniere del campionato attuale, acquistato a gennaio proprio dal Brighton in ottica futura per una cifra attorno ai 7 milioni di euro. L'artefice della cavalcata che ha portato l'Union Saint-Gilloise dalla Serie B alla Serie A è soprattutto dovuta a un nome, quello di Felice Mazzù, un classe 66 di Charleroi con chiare origini italiane. Il padre, infatti, era calabrese, andato in Belgio per lavorare nelle miniere in cerca di miglior fortuna. Mazzù con l'1-3-4-1-2 riesce a dare imprevedibilità al proprio gioco, contribuendo alle fortune del club. Gli altri protagonisti sono indubbiamente la punta già citata Dennis Sundab, 25 reti, capocannoniere del campionato e con 10 assist all'attivo, una pedina fondamentale e centrale del gioco che ha accompagnato il club dalla Serie B fino alla promozione in Serie A e adesso vero leader dello spogliatoio.
Oltre a lui è presente anche Mansenir, la sua metà, la sua controparte in attacco. Infatti Mansenir è riuscito non solo a siglare quest'anno 13 reti e 10 assist, ma ad offrire soprattutto un grande supporto alla punta tedesca nelle azioni di gioco attivo e nelle varie transizioni. Inoltre Mansenir è stato un grande protagonista della cavalcata che ha portato alla vittoria del campionato, collezionando ben 35 reti in 56 apparizioni con la maglia del club. Per lui un passato nelle giovanili del Genk non troppo fortunato, poi una serie di prestiti nella Serie B belga dove non aveva mai trovato tanto spazio, poi l'esplosione con Mazzu che lo ha ritrovato in versione seconda punta, punta alternativa, e con lui è arrivata l'esplosione che lo ha reso una delle punte più interessanti del campionato belga. Presente anche un po' d'Italia in questo club. Infatti Lorenzo Paolucci gioca quest'anno con la maglia del club belga. Arrivato in estate dalla Regina, purtroppo non sta trovando grande spazio. Una sola apparizione in campionato, due in Coppa Nazionale, per un totale di 150 minuti per la mezzala con un passato tra Pescara e Teramo. Gli obiettivi del club sono molto chiari. La prima squadra è solo la punta dell'iceberg di quello che è un progetto molto più ampio, che vede un intero team concentrarsi sul rinnovamento ecologico della squadra. Infatti Tony Bloom, il presidente del team, ha sempre specificato nelle interviste che il suo obiettivo è quello di costruire un settore giovanile importante sul territorio e abbinarlo a un'identità molto forte. Infatti, la massima ambizione del club, oltre che ai risultati della prima squadra, è quella di far diventare l'Union Saint-Gilloise la squadra più eco-friendly, più ecosostenibile dell'intera Europa. Un obiettivo sicuramente ambizioso che garantirà prestigio in una squadra che da anni cerca di ritrovare i fasti di un tempo. Inoltre, gli obiettivi prevedono un settore giovanile all'avanguardia che riuscirà a tenere economicamente anche i costi di una prima squadra che punterà sempre più in alto. L'Union Saint-Gilloise, a differenza di Cercle Bruges e altre squadre minori belga, non è una società satellite del Brighton, lo ha sempre specificato Tony Bloom, il presidente di entrambe le squadre. Infatti, lo stesso presidente vuole puntare a valorizzare un club molto storico, andando a costruire strutture importanti e a cercare di costruire un circolo virtuoso che permetterà una crescita lenta ma costante del club sotto tutti i punti di vista. È già stato costruito un centro sportivo nuovo, delocalizzato a 30 km dalla vecchia sede di Gille, il quartiere di Bruxelles dove è nata la squadra nel 1919, perché lì lo stadio conteneva solamente 8.000 spettatori. Rinnovate strutture si trovano quasi ai confini di Anderlecht, ma il progetto punterà a ritornare nella vecchia sede una volta che ci saranno i presupposti per farlo. Ovviamente molti addetti ai lavori definiscono Union Saint-Gilloise una tela bianca, un progetto nuovo con ampie potenzialità che ancora deve esprimere tutto quello che può dare al nostro calcio, inteso come calcio europeo. I programmi di sviluppo ci sono, la società è ben chiara sugli obiettivi da fare. Il primo passo è stato fatto, ovvero portare la squadra dopo 3 anni di tentativi falliti, vuoi per pandemia, vuoi per altri risultati spiacevoli, nella Jupiler Pro League, dove la squadra ha degli introiti dai diritti TV e maggiori introiti anche dagli sponsor. Poi adesso il primo posto darà una grande accelerata per tutti quei procedimenti che servono per creare un settore giovanile di successo e per lanciare sempre più giovani nel calcio che conta. Di storie ne è piena l'Union Saint-Gilloise, sono tanti giocatori che vengono dalle serie minori e che sono cresciuti passo passo assieme a questo club. Abbiamo nominato già Undav, ma ce ne sono veramente tanti. Paolucci forse è l'esempio meno chiaro perché sta avendo meno spazio, ma è una squadra che non ha puntato su grandi nomi, bensì su un'area scouting molto importante. I risultati alla fine si sono visti e con la guida di Mazzu probabilmente il club punterà sempre più in alto, in un sistema, quello della Jupiler Pro League, che da anni lancia club importanti che investono sui giovani e su altre scommesse per portare alle proprie proprietà soprattutto soddisfazioni economiche ma allo stesso tempo sportive. E allora io mi auguro che l'Union Saint-Gilloise possa riuscire a imporsi nel calcio che conta anche a livello europeo, perché i presupposti ci sono. Io spero che questo video di approfondimento su un club poco chiacchierato, poco conosciuto secondo me nell'ambiente di YouTube possa esservi piaciuto. In ogni caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, ci tengo a sapere il vostro parere, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, trovate tutto quanto in descrizione i miei social dove potete contattarmi e collaborare, io posso solo che dirvi che vi aspetto sempre qui su Etherealtv, alla prossima!